Tutto incluso, il primo magazine campano da sfogliare in radiovisione. E rientriamo nell'ultima tranche di Tutto incluso per chiudere il discorso sul mare, ma prima c'è Giancarlo Chiavazzo di Legambiente Campania. Allora 30 secondi per chiudere il discorso sui reggi ragni. Sì, mi corre l'obbligo, ecco, dire qualcosa sulla proposta dell'amico di Costa dei Sogni. Ecco, sia ben chiaro, ecco, si è scritto pure sui libri della scuola media, i nutrienti, quindi l'inquinamento, gli scarichi organici al mare, anche quello dire, non fanno bene, non c'è, anzi, io devo allertare, qui siamo, chiaramente corriamo un rischio ulteriore, in questi ultimi anni sta sempre più prendendo piede e si sta manifestando problemi di alcune fioriture algali, in particolare di alghe tossiche che sono puntualmente e attentamente monitorate. Ecco, i nutrienti che pervengono al mare possono determinare fioriture di queste alghe, sarebbe un'altra bastonata a questo già notevolmente tartassato mare. E invece quel mare di Napoli, com'è? Dottor De Nardo, adesso ecco, entriamo nello specifico, guardiamoci i fatti di casa nostra, la salute del mare napoletano. Beh, guardi, in questo 17% di costa non balneabile, di cui parlava prima Legambiente, in realtà ci sono due ambiti molto precisi. Uno è costituito dalla costa domiziana, i reggi lagni e dintorni, diciamo, l'altro è costituito dal Golfo di Napoli, da Napoli orientale fino a Castellammare, fino alla foce di quest'altro grande imputato che è il fiume Sarno. Anche qui noi troviamo delle situazioni tutt'altro che incoraggianti. Ci troviamo anche qui di fronte a dei sistemi di trattamento delle acque reflue che provengono dalla costa, che sono incompleti, che sono spesso inadeguati, che sono ancora privi di buona parte dei collettori che dovrebbero poi far confluire le acque sporche negli impianti di depurazione, e questo non avviene. Scusi, la interrompo un attimo perché a proposito di depuratori ci vorrei anche aggiungere quello lì di Monte di Procida, dove c'è qui Giosi Gerardo della Ragione del Movimento Ci Mettiamo la Faccia, perché voleva dare delle notizie interessanti proprio su questo depuratore, e poi le ridò la parola. Sì, al di là della zona casertana bisogna tenere in considerazione anche quella napoletana e Flegrea. Basti pensare al depuratore di Monte di Procida, che un depuratore non è, una vasca IMO messa in essere nel 1956, ancora in piedi, e che smaltisce un quantitativo di acque reflue provenienti da circa 8.000 cittadini montesi. Queste acque reflue, secondo ciò che era stato pattuito già negli anni 80 alla creazione del depuratore di Cuma, dovrebbero confluire già da 20 anni al depuratore di Cuma Licola, il depuratore regionale, ma ciò non accade. Potrebbe avvenire se finalmente le amministrazioni locali riuscissero a spingere affinché il famoso progetto Bandiera Blu, promosso dall'associazionismo locale, e che prevede il recupero di circa 75-80 milioni di euro provenienti dalla comunità europea attraverso i fondi FAS, possono servire appunto per riqualificare l'impianto fognario di Bacoli e Monte di Procida e far sì che tutte queste acque reflue possano confluire al depuratore di Cuma. L'unica cosa da sottolineare è che queste acque, attraverso l'approvazione di questo progetto, potranno confluire anche al depuratore, però c'è bisogno che il depuratore venga messo in sesto. Non dimentichiamo che la ditta Pianese, nel corso dal 98 al 2002, secondo quanto accertato anche dal Tribunale Penale di Napoli, ha contribuito in modo significativo all'ammaloramento delle strutture attraverso l'immissione nel stesso depuratore di bottini contenenti percolato e di fanghi reflui provenienti dall'ASL di Giugliano. Quindi quello che ti ho detto all'inizio relativo al fatto che non ci fosse alcuna notizia, alcuna cosa nuova, è testimoniato anche dalle indagini del Tribunale di Napoli. Ma dottor De Nardo, ma questa bandiera blu a Napoli la vedremo mai? Forse è un po' troppo presto per parlare di bandiera blu a Napoli, ma tanto per dare anche qui una nota di ottimismo che non mi dispiace mai, bisogna dire, stavo dicendo, la situazione è tutt'altro che incoraggiante, ma guardi, c'è un programma che da tempo è in atto, che va avanti in maniera più o meno lenta, in maniera più o meno efficace,
ma che prevede la sistemazione di tutti i depuratori che interessano la costa a est di Napoli, da quello di Napoli Est per l'appunto, a depuratore di Foce Sarno. E i lavori in corso oggi, gestiti dai commissariati di governo per l'emergenza Sarno e per l'emergenza acque reflue, sono lavori che si stanno sviluppando sul completamento delle condotte che porteranno tutte le acque a partire da Ercolano verso ovest all'impianto di depurazione di Napoli Est, che porteranno tutte le acque a partire da Torre del Greco verso est all'impianto di depurazione di Foce Sarno. Voglio dire, si tratta di lavori in alcuni casi ormai giunti all'80-90%, per cui magari la bandiera blu no, ma certamente siamo prossimi ad un serio importante momento di inversione, nel quale potremo vedere sulla famosa mappa ARPAC, che naturalmente ho il dovere di ricordare, laddove sono riportati tutti i punti di balneazione con la loro condizione reale, ci consentirà di fare in modo che per la prima volta un numero significativo di punti rossi, di punti non balneabili, potranno cominciare a virare verso l'azzurro. Non è il blu della bandiera, è l'azzurro di una condizione di balneabilità accertata scientificamente sulla base delle campagne di monitoraggio che annualmente vengono effettuate da ARPAC e che cominciano proprio, come è noto, nel mese di aprile di ogni anno. Bene, dopo tanti veleni ci lasciamo con una nota di ottimismo. Grazie per aver preso parte a questa trasmissione dedicata al mare, a questo blocco di Tutto Incluso. Io ringrazio l'avvocato Gaetano Montefusco di Costa dei Sogni, Giorgi Gerardo della Ragione del Movimento Ci Mettiamo la Faccia, Giancarlo Chiavazzo, responsabile dell'ufficio scientifico di Legambiente Campania, e il dottor Alfonso De Nardo, direttore del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.